Ciao a tutti ragazzi, bentornati anche questa volta sul canale degli N Style. E oggi siamo qui, lo so ragazzi, manca ancora circa una settimana, cosa due settimane. Faremo se non... Bisogna parlare delle tutti gli youtuber, stiamo per arrivare a giugno ed è giusto così ragazzi. Insomma, ci sono tanti rumor, tante novità che noi ci attendiamo, tante probabili, ciccia al fuoco. Probabili anche tante delusioni da parte nostra, perché insomma ogni anno ci facciamo queste aspettative altissime che poi cadono miseramente. Comunque speriamo veramente che questo E3 2018 possa essere qualcosa di mai visto, di spettacolare. E sarà qualcosa di mai visto anche sul nostro canale, perché cosa faremo in barba anche gli esami per questo giugno? Niente, no, dai, scherzavo. Probabilmente riusciremo a fare una live per quanto riguarda la diretta di Nintendo, sicuramente. Il 12 giugno, ragazzi, alle 18, ora italiana. Bravo che l'hai ricordato, perché io non ho ricordato né il giorno sicuramente. E devo fare la live, quello è il problema. Quindi mi raccomando, puntuali. Iniziando in ordine cronologico, probabilmente riusciremo a fare una live il 10 giugno per quanto riguarda l'annuncio di Microsoft e l'11 giugno dalle 18 poi ad oltranza, perché non sappiamo bene quando si concluderà, per gli annunci di Square Enix e Ubisoft. Ci sarebbe piaciuto partecipare in una live riguardante la conferenza di Sony e Bethesda, ma l'ora è abbastanza improponibile dato che le 3 alle 3 di notte. Comunque ragazzi, per questo giugno 2018, nonostante gli esami, seguite le 3 con gli N Style. Ovviamente noi non saremo là, perché al massimo con un N Style. Al massimo con uno, non lo so come ci organizzeremo, ma insomma c'è questa possibilità in ballo e direi che è una bella possibilità. Beh, inutile perdere altro tempo, vi invitiamo a iscrivervi al canale, a lasciare un bel mi piace, a seguirci su Telegram e su Discord per parlare un po'. Però Bordi ovviamente non ricorda di commentare, quindi ragazzi commentate anche Su quello che voi vi aspettate per queste 3. Bene, via con la sigla. Ragazzi, il titolo di punta per queste 3 2018 di Nintendo, lo sappiamo già, è Super Smash Bros. Infatti non solo è stato annunciato un torneo con i partecipanti ovviamente delle 3, con i migliori del mondo, riguardanti appunto probabilmente il nuovo Super Smash Bros. Per Switch, ma ci attendiamo nuove informazioni, magari un nuovo trailer, il nome di questo gioco e soprattutto la data d'uscita, dato che è stato annunciato per il 2018. E quindi è importantissimo sapere effettivamente quando esce. Noi ci aspettiamo probabilmente tra novembre e dicembre, un po' verso gli ultimi mesi, anche per avere il boost, diciamo, dei mesi di Natale, ma questo Super Smash Bros. Sarà sicuramente il titolo di punta e lo vedremo secondo me praticamente ovunque, postazioni ovunque per provarlo, video gameplay, di tutto, e ci piacerebbe anche sapere quali personaggi faranno parte di questo nuovo roster. Guarda, spero tu non stia cercando di buffarla, però secondo me... Io penso che Nintendo punti tanto su questo titolo e poi 2018 deve uscire, quindi quale occasione migliore se non le 3? E direi una cosa interessante, non solo nel torneo, ma mettere i migliori giocatori in un torneo... in un gioco dove non hanno mai giocato. Esatto. È questo il bello, e che attirerebbe molto l'attenzione del pubblico. Se non sbaglio, una cosa del genere era stata fatta anche con Pokken Tournament Deluxe o con ARMS. Forse sono stati fatti dei tornei prima dell'uscita del gioco. Infatti, siccome non sappiamo ancora niente di questo gioco, che ne sai, magari sono state introdotte meccaniche nuove. Esatto. Non ne ho assolutamente idea, quindi buona fortuna a loro. L'altro titolo di punta per questo E3 di giugno 2018 sarà ovviamente Octopath Traveler. Lo sapete ragazzi che dopo aver provato la demo sono un grandissimo fan di questo gioco, anche se ho giocato solo la demo e fa strano. Diciamo che lo aspetti molto. Sì, lo aspetto molto perché i giochi di ruolo in vecchio stile mi piacciono e soprattutto lo trovo molto innovativo per quanto riguarda la grafica. Un altro gioco che ci aspettiamo nelle 3 del 2018 è Bayonetta 3. Questo terzo capitolo è stato presentato tramite un trailer nel gennaio del 2018. Questo trailer non ha rivelato praticamente nulla della trama e quindi l'hype è alle stelle. Vogliamo sapere perché Bayonetta sia ferita così gravemente e stia ingaggiando un nemico praticamente sconosciuto. E quindi avere la strega di Umbra nelle 3 sarà sicuramente una cosa molto gradita per i nintendari. E da questo trailer che ne hai appena parlato tu sono partite milioni di speculazioni dei fan sul perché Bayonetta sia vestita nel vecchio stile, il nemico che sta affrontando possa somigliare a Padre Valder e così. E soprattutto vogliamo vedere un po' di gameplay di questo titolo. Tu vuoi solo vedere Bayonetta nuda, di la verità, eh? Dato che in questo video dobbiamo trattare sinteticamente di tutte le nostre aspettative, è bene parlare anche dei titoli minori, ovvero quali possono essere Mario Tennis Aces, che è già stato annunciato e ci aspettiamo magari nuove dichiarazioni a riguardo. La data d'uscita la sappiamo già, però insomma ci piacerebbe sapere qualche informazione in più.
riguardante magari anche a un prezzo magari inferiore rispetto a tutti gli altri, magari. Dubito fortemente, però. Però noi speriamo. Un altro titolo che ha attirato l'attenzione mia, anche se non sono un grandissimo fan, è Yoshi, che non è stato presentato neanche con un titolo, perché esatto, è stato presentato con una grafica cartonesca che si allontana da quello che era il Woolly World, però insomma, vedere qualcosa di più o una data d'uscita ci piacerebbe davvero molto. Diciamo che promette già bene, però qualcosa in più non fa male, ecco. Ora ragazzi, entriamo nel campo delle speculazioni, cioè i titoli che abbiamo presentato fino adesso sono quelli che più o meno sicuramente ci saranno, insomma, più che meno, appunto perché sono stati o già annunciati con la data d'uscita, quindi ci aspettiamo nuove informazioni, oppure perché appunto sono titoli di punta già programmati per quest'anno e quindi ci aspettiamo una data d'uscita. Ora invece andremo ad esplorare appunto quelli di cui o non si sa praticamente nulla, non si sa neanche se escono, ma magari sono stati un po' rumoreggiati negli ultimi tempi, oppure si sa solo che arriveranno, ma non si sa se quest'anno, l'anno prossimo, nel 2020 o chissà quando. Insomma, andremo a fare speculazioni che Adam Cadmon ci fa proprio una. Il primo tra questi titoli, ragazzi, è Metroid Prime 4. Effettivamente l'E3 dell'anno scorso, alla notizia, diciamo alla visione di questo titolo, di questo grande 4 sullo sfondo, sul video della presentazione, un po' tutti i fan di Nintendo sono saltati dalla sedia, hanno esclamato, insomma, non so cosa, però insomma hanno esultato tutti quanti, noi compresi. Più che esclamazioni mi sa tanto da blasfemie tirate da... Non lo so, insomma, in ogni caso sono stati molto molto contenti. Di gioia, noi non vediamo l'ora, ragazzi, di vedere la cacciatrice di taglie Samus sui nostri schermi della Nintendo Switch, anche perché ci aspettiamo davvero davvero tanto da questo nuovo capitolo di Metroid. Sì, di la verità che tu vuoi vedere altre taglie e non la cacciatrice. Effettivamente abbiamo tante aspettative per questo nuovo titolo di Metroid, che speriamo appunto venga mostrato proprio in questo E3, magari anche solo con un trailer e poi magari pubblicato nei primi mesi del 2019, ma anche una forte paura che questo brand, diciamo, possa calare di interesse, un po' come è successo con Star Fox con l'ultimo capitolo per Wii U. Insomma, Nintendo deve puntare veramente tanto su questo titolo per non far sprofondare definitivamente questo brand, che sembra un po' aver dimenticato di recente. Infatti è passato davvero tanto tempo dall'ultima pubblicazione di un Metroid Prime, stiamo parlando dei tempi del GameCube, quindi i fan si sono allontanati da questa serie e non è riuscito nel rinnovamento, nel chiamare in causa altri videogiocatori. Un rumor che prende sempre più piede, ma che non si è mai mostrato tale in una conferenza E3, è riguardante la saga di Pokémon. Tutto il pubblico Nintendo si aspetta una notizia, una data di rilascio, qualche video, qualche informazione, qualche gameplay, se si tratterà di un'ottava generazione, di un remake di prima generazione, un remake di quarta generazione, chi ne ha più ne mette. Insomma, è difficile che un gioco Pokémon venga annunciato al di fuori di un Pokémon Direct, perché sappiamo benissimo qual è la politica di Game Freak, però insomma è una prima volta per qualsiasi cosa e speriamo veramente che questa sia la volta giusta. Anche perché il gioco Pokémon in questione è già stato presentato in una certa forma attraverso delle dichiarazioni già da molti mesi, e proprio nelle tre dell'anno scorso, sì, appunto, e quindi l'attenzione dei fan è proprio su questo titolo, che l'aspettano da molto tempo e vogliono qualcosa di nuovo, vogliono qualcosa su Switch che possa stupire. Tra l'altro lì che sono già stati analizzati in profondo, c'è chi dice che possa essere un remake di prima generazione o altri no, insomma le informazioni sono quelle che abbiamo, non ci resterà altro che aspettare. Tra l'altro, tanto per mettere una piccola pulce nell'orecchio a tutti voi, qualche settimana fa Junichi Masuda, famosissimo director della serie Pokémon, ha dichiarato che tutti i fan dovrebbero al più presto comprare una Nintendo Switch, e chissà per quale motivo. Un altro titolo di cui non sappiamo niente è Fire Emblem, una saga che è a dir poco amata dai fan, e per questo motivo la sua presenza alle 3 è di fondamentale importanza. Noi lo vogliamo vedere perché potrebbe rivelarsi un gioco impeccabile o comunque una gradita aggiunta nel catalogo di Nintendo Switch. Purtroppo però non sappiamo ancora nulla, quindi non sappiamo né se c'è, né cosa, né come. Quindi anche qua ci resta solo che sperare. Insomma, l'E3 è la conferenza più importante videoludica dell'anno, quindi non ci aspettiamo un contenuto da direct, ovvero di 45 minuti, mezz'ora, ma comunque ci aspettiamo delle gran belle bombe che possano arrivare in una conferenza di possibile durata di 2 ore circa.
Assolutamente sì, anche perché i titoli che abbiamo detto prima, diciamo, di Fire Emblem sono un po' tutti quelli che avevamo già sentito. Pokémon e Metroid più o meno sappiamo che devono uscire. Invece appunto un titolo assolutamente nuovo, una novità assoluta che possa sconvolgere i giocatori e i fan del brand in questione sarebbe veramente, non dico gradito, ma anche fondamentale. Soprattutto perché Fire Emblem, a parte Nintendo DS o 3DS, non ha mai avuto degli sbocchi su console casalinghe, che comunque Switch potrebbe dare nuovo vigore a questa saga, data la sua natura portatile e casalinga, quindi ci potrebbe stare. L'ultimo gioco di cui parleremo adesso è tanto impossibile che debba essere presente alle 3 quanto è stato rumoreggiato. Infatti, praticamente dall'uscita di Breath of the Wild, poco meno dopo, i rumor sono stati tantissimi. Sto parlando di rumor riguardanti un nuovo capitolo di Zelda, che sia in 3D o in 2D. Non sappiamo ancora niente, l'abbiamo messo per ultimo proprio perché è meno probabile. E anche secondo noi è davvero poco probabile, dato il successo di Breath of the Wild, e la distanza di tempo che va dall'uscita, dal day one di Breath of the Wild ad oggi. Insomma, perché Nintendo dovrebbe pestare i piedi a Breath of the Wild, che è il capitolo di Zelda più venduto di sempre? Però sarei davvero molto contento che Nintendo annunciasse un titolo minore, magari uno spin-off, magari un remake di uno Zelda passato in 2D, una versione remastered, un porting di Skyward Sword, qualcosa, qualsiasi cosa, ragazzi, ho voglia di ritornare a giocare con Link su Nintendo Switch. Tra l'altro, magari, che ne sai, Nintendo vuole far uscire un nuovo capitolo per cavalcare proprio l'onda di Breath of the Wild. Magari, boh, sfruttare l'hype che si è creato nei giocatori. O magari vuole darci una soddisfazione personale a noi che imbroccammo a suo tempo che il prossimo Zelda fosse The Minish Cap, che abbiamo detto in un video. Esatto. Potete approfondire infatti le nostre aspettative, i giochi che più attendiamo, di cui però non si sa assolutamente nulla, andando a vedere questo video che vi mettiamo sulle schede, che abbiamo realizzato qualche mese fa, ma che secondo noi è ancora attuale. In questo video, ragazzi, non abbiamo citato alcuni titoli di terze parti di cui magari si conosce già la data d'uscita o che magari sicuramente usciranno quest'anno ma non sappiamo bene quando. Tanto per fare degli esempi, Wolfenstein 2 che dovrebbe uscire nei mesi estivi, Dark Souls Remastered che è stato posticipato ma che anche quello appunto dovrebbe trovare la sua data d'uscita, speriamo d'estate, e tanti altri titoli di terze parti che sicuramente usciranno nel corso dell'anno e che in questo momento non ci vengono in mente. Abbiamo appena citato terze parti, però terze parti di cui magari già conosciamo la tra virgolette partnership con Nintendo. Spero in particolare io che Nintendo sappia ampliare questa cerchia di partnership, magari portando nuovi giochi che sono presenti in altre console ma che su Nintendo Switch ancora non sono presenti, come per esempio alcuni Battle Royale di tendenza, giochi un po' che portano pubblico a Nintendo Switch. Inoltre ci aspettiamo maggiori informazioni relative ai servizi online di Nintendo Switch. Parliamo soprattutto di servizi che si rifanno alla Virtual Console, anche se è una feature purtroppo abbandonata da Nintendo molto recentemente, e quindi ci aspettiamo un degno sostituto. Ma per concludere, diciamo che l'E3 può essere considerata benissimo il capodanno dei videogiocatori, perché viene presentata in un breve periodo di tempo tantissimi giochi, viene messa tantissima carne al fuoco, e da videogiocatori a videogiocatori speriamo di esserne sorpresi e con le nostre live proveremo a trasmettere il nostro hype e vivere insieme la conferenza o le conferenze dell'E3. Bene ragazzi, per questo video è tutto, vi abbiamo detto un po' tutte quelle che sono le nostre aspettative, quello che vogliamo vedere, quello che magari pensiamo di vedere per questo E3 2018. Ebbene, vi ricordiamo di lasciare un bel mi piace se questo video vi è piaciuto, di commentare con le vostre impressioni o con le vostre aspettative per questo E3, di iscrivervi al canale YouTube, Telegram e Discord, dove potrete rimanere aggiornati su tutto quello che faremo, ricevere notizie dal mondo Nintendo oppure chattare con noi privatamente. Soprattutto tenete d'occhio i canali Telegram, Discord e il gruppo Telegram, perché in previsione di queste live vi sapremo dare molte più informazioni in questi gruppi, magari anche con qualche breve video che uscirà in futuro però. E magari anche con un moderatore in più. E a proposito di live, vi ricordiamo che il venerdì alle 9:15 avrete una live da parte degli N-Style, ovviamente. Una N-Live. N-Live, insomma, come al solito. E il giorno successivo, ovvero sabato, alle 2:30 troverete un nostro nuovo video. Bene ragazzi, direi che per questo video è meglio chiudere subito, e quindi ci vediamo al prossimo video e alla prossima live. Ciao! Ciao ragazzi. And I like good trees. Smoke so much weed, you whoopin' the lean. And I get more ass than a toilet seat.